Nel corso degli anni 60 e 70 c'era una tensione che ha attraversato tutto il movimento giovanile tra il rivoluzionario e l'esistenzialista, che anche se si sono riuniti un forte rifiuto del capitalismo e dell'imperialismo, hanno scelto modi diversi di lotta. Mentre i rivoluzionari hanno sostenuto la resistenza armata della resistenza vietnamita contro l'invasore americano, gli esistenzialisti semplicemente hanno manifestato contro la guerra. Give Peace a Change è una canzone di protesta scritta in un'epoca in cui il mondo intero parlava di razzismo, ingiustizia, mentre quasi nessuno promuoveva la pace. In quel momento storico solo poche persone credevano nella pace, poiché assistettero a più di 170 guerre combattute tra il 1960 e il 1969. Questa canzone divenne rapidamente l'inno del movimento contro la guerra, poiché molti americani ritenevano che il paese non dovesse continuare il conflitto con il Vietnam. Non è facile parlare di pace quando la si sta perdendo. La pace si costruisce e si difende prima di negarla e offenderla. Una volta persa, il cammino di ricostruzione è faticoso, doloroso. Com'è difficile parlare di pace sotto i cieli bruciati dalla guerra, sotto quest'odio che avvelena la terra e spazza via le vite e le speranze. Com'è difficile parlare di pace tra la nebbia sporca e le strade sbarrate, il sangue per le strade, il cibo negato, le famiglie divise, le ferite aperte e le certezze saltate. Eppure, questo è il tempo in cui dobbiamo imparare a fare cose difficili. Questo dobbiamo augurarci. La pace va percorsa, cercata, riconquistata, promossa, pubblicizzata, cantata, recitata, gridata ai quattro venti, a partire dai luoghi in cui viviamo. Andare avanti sempre con la stanchezza dentro, senza sforzarsi mai di capire cosa vuol dire, cosa significa lottare per la
sfugge il senso nella tua cella, tra i letti bianchi, strette le mani, persa la L'11 settembre 1973 il governo del Cile, Salvador Allende, fu rovesciato in un colpo di Stato. Salvador Allende morì durante il bombardamento del palazzo presidenziale e Víctor Jara fu pubblicamente torturato e ucciso. Víctor Jara ha avuto un ruolo fondamentale tra i musicisti neofolclorici che hanno fondato il movimento della nuova canzone cilena, che ha portato a una rivolta di nuovi suoni nella musica popolare durante l'amministrazione di Salvador Allende. Poco dopo il colpo di Stato cileno, Víctor Jara è stato barbaramente torturato, sotto interrogatorio e ucciso 4 giorni dopo. Il suo corpo è stato poi gettato nella strada di una baraccopoli a Santiago. Il contrasto tra i temi delle sue canzoni sull'amore, la pace e la giustizia sociale e il modo brutale in cui è stato assassinato ha trasformato Víctor Jara in un potente simbolo di lotta per i diritti umani e la giustizia per coloro che sono uccisi durante il regime Pinochet. Thank you.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos. Te hacen florecer. Te recuerda, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Nel 1974 Iannacci e Beppe Viola descrivono il rapporto degli operai con il mondo della fabbrica attraverso il ritratto di una ragazza emigrata dal sud intenta ad affrontare la realtà industriale. La canzone è di una bellezza indescrivibile. Vicenzina e la fabbrica. È un brano dedicato a tutte le Vincenzine presenti in sala. Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica? Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odore
amica è dentro la zero a zero. Anche ieri sto Milan qui, sto Rivera che ormai non mi gioca più. Neanche sti problemi qui. Vincenzina davanti la fabbrica. Vincenzina vuol bene alla fabbrica. Sa che la vita è giù in fabbrica, non c'è, se c'è, com'è. Torinese di giovani intellettuali e compagni di scuola venne sconvolto il 15 maggio 1935, in seguito alla segnalazione dello scrittore Pitti Grilli al Secolo Dino Segre, spia dell'Ovra, la polizia segreta fascista. Fra gli arrestati, oltre a Cesare Pavese, vi furono Franco Antonicelli, Giulio Einaudi, Vittorio Foa, Michele Giua, Carlo Levi, Piero Martinetti, Massimo Mila, Augusto Monti, Carlo Zini e venne coinvolto anche Norberto Bobbio. Nei testi abitualmente questo gruppo viene definito il Movimento Politico di Giustizia e Libertà, ma in realtà alcuni di questi intellettuali agivano, per quanto possibile, con azioni contro il regime fascista. Altri, come Pavese e Bobbio, vengono coinvolti per frequentazioni di amicizia e, nel caso di Pavese, anche per la relazione con Tina Pizzardo. Pavese, che non si era mai impegnato in attività cospirative contro il regime fascista, in alcune occasioni ha addebitato l'arresto per aver conservato in casa lettere di Altiero Spinelli indirizzate alla donna. Più probabilmente invece Pavese rimase coinvolto perché faceva parte della redazione La Cultura, un gruppo di giovani intellettuali che la polizia fascista sospettava in contatto con esponenti di Giustizia e Libertà. Paese vuol dire non essere soli, avere gli amici del vino un caffè. Io vengo dalla città, conoscevo le strade, dalle buche rimaste, dalle case sparite, dalle cose sepolte che appartengono a me. Al di là delle gialle colline c'è il mare, un mare di stoppie non cessano mai. Il mare non voglio più, ne ho visto abbastanza. Preferisco una tampa e bere in
silenzio, quel grande silenzio che è la vostra virtù. Silenzio girare per quelle colline, le rocce deserte, la sterilità, lavoro non serve più, non serve sfiancarsi, le mani tenerle dietro la schiena e non fare più niente pensando al futuro. Nella sola freschezza è rimasto il respiro, la grande fatica arrivare quassù, ci venne una volta quassù e quassù son rimasta a rifarmi le forze, a trovarmi compagni, a cercarmi una terra, a trovarmi un paese. Un paese vuol dire non essere soli. Questa canzone, scritta e interpretata da Ricky Mantoan, è dedicata a Lino Binel, una delle figure più importanti dell'antifascismo valdostano. Convinto autonomista, quando tornò in Valle d'Aosta, esercitò una particolare influenza sui giovani della zona, che lo ammiravano anche per le sue prestigiose imprese alpinistiche. Fu Binel a prendere i primi contatti con i comunisti della valle, a organizzare le prime riunioni clandestine che vedevano insieme uomini di sinistra e conservatori, parroci e contadini, aristocratici e impiegati. Per essersi troppo esposto, già alla fine di novembre del 1943 fu arrestato. Uscito dalla prigione a Natale, Binel riprese subito l'attività clandestina, ma il 17 maggio del 1944 fu di nuovo incarcerato col notaio Emilio Chanu. Ambedue furono barbaramente torturati nella caserma della polizia fascista di Aosta. Chanu non resse alle sevizie e morì il giorno dopo, mentre, grazie alla sua forte fibra, Binel sopravvisse. Il 13 giugno riuscì anche a comunicare ai compagni della resistenza che il giorno seguente sarebbe stato tradotto a Torino, per essere poi deportato in Germania. Per lo scarso tempo a disposizione, i partigiani comandati da Luigi Ravenni non riuscirono a portare a buon fine l'assalto al treno che avevano progettato e Binel finì nel lager nel campo dei partigiani di Tantfuhlbaden, dove rimase fino al termine del conflitto, riuscendo ancora una volta a sopravvivere grazie al suo fisico eccezionale. Giovanna, non credevo di riuscire stare zitto e intanto urlare forte, a restare in piedi tutte quelle ore e con la mente essere già partito. Son 100 facce intorno a me a dire basta, eppure non c'è mai chi si lamenti. Un silenzio di disprezzo per l'aguzzino, uno sputo disgustato lo sovrasta. Giovanna, non pensare che non conti, e io non penso a te o a Lucia. Son padre e son compagno più di prima, adesso voglio solo
essere uomo. Se il giorno morirà la dittatura, perché la dignità non si è piegata, sarà perché qualcuno avrà deciso che stanco almeno lui dell'impostura. E quel giorno nascerà la nuova Europa, non ci saranno popoli migliori, e se in cima ci scommetto vedrai il mio è solo perché vive ad alta quota. Oh amore mio, mi vedo già tornare lasciando qua in bocca la miniera, oppure a Milano in casa Martinelli. Era così bello poetare. Non ti chiedo neanche scusa, non sono qui a implorare il tuo perdono, son certo che ti è ancora più penoso perché ti porti dentro un'altra vita. Come un cristiano sceglie sempre Dio, perché non c'è in giro chi lo valga. Se tu sei quella donna che ho voluto, aiutami a restare sempre lo stesso. Giovanna, non posso trattenermi, qui l'aria è scarsa e mi si fa stretta. So solo che oggi questa è la mia gente, domani non sarà chi mi rispetta. Giorno finirà la dittatura, perché la dignità non si è piegata, perché la gente semplice ha deciso di dire basta a quell'impostura. E quel giorno nascerà la nuova Europa, non ci saranno popoli migliori, e se in cima ci scommetto vedrai il mio è solo perché vive ad alta quota. Oh amore mio, mi vedo già tornare lasciando qua in bocca alla miniera, oppure a Milano in casa Martinelli, dove era così bello poetare.